il messaggio dell'amore fraterno che sta tanto a cuore a San Giovanni è illustrato con due esempi tipici e opposti, l'esempio di Caino e l'esempio di Gesù. Caino è il simbolo dell'odio che coloro che sono del mondo, cioè che non sono da Dio, dell'odio che hanno per chi non fa come loro. E perciò San Giovanni, nelle prime parole di questa lettura, dice: «Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, perché Caino ha odiato il fratello che non era come lui». All'opposto c'è l'esempio di Gesù, il quale, dice Giovanni, ha dato la sua vita per noi. E noi da questo, ci dice l'Apostolo, abbiamo conosciuto l'amore, cioè abbiamo conosciuto la vera natura dell'amore, che è quella che Dio ci rivela di sé, il saper dare la vita per noi. E sappiamo quindi che questo amore è in noi non quando eleviamo sospiri al cielo, ma quando amiamo i fratelli. In questo contesto, dunque, in cui si colloca questo brano, noi ora lo analizziamo più da vicino e vediamo che esso si compone di due serie di affermazioni antitetiche, alcune sull'amore e altre sull'odio. C'è dunque una prima affermazione generale sull'odio: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia, a cui segue subito un'affermazione sull'amore. Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Dunque questo testo contrappone i due atteggiamenti fondamentali con cui si esprime la volontà umana, nel male e nel bene, l'odio e l'amore. Poi il testo riprende questa tematica della contrapposizione dell'odio e dell'amore e fa tre brevi affermazioni sull'odio. Chi non ama, cioè odia, rimane nella morte. Chi odia il proprio fratello è omicida. Nessun omicida possiede la vita eterna. Sono tre drammatiche affermazioni sull'odio, sulle sue esplicitazioni e sulle sue conseguenze: il rifiuto della vita eterna, la morte eterna. Seguono poi tre affermazioni invece positive sull'amore. Abbiamo conosciuto l'amore. Da che cosa? Dal fatto che Gesù ha dato la vita per noi. Dunque, terzo, di conseguenza, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Dunque, questo testo è una riflessione antitetica, contrappositiva, sull'odio e sull'amore, sulle conseguenze dell'uno e dell'altro, sulle radici dell'uno e dell'altro. Tra questi due estremi sta tutta l'esistenza umana. Certamente l'esistenza umana non è fatta solo di amore e di odio, ma di molti sentimenti intermedi. Prima dell'odio c'è l'antipatia, c'è la lontananza, c'è la freddezza, c'è il rifiuto dell'altro, c'è la negligenza, la trascuratezza. Prima dell'amore che dà la vita c'è la simpatia, l'attenzione, la bontà, i gesti di riconoscenza. Però questi due estremi, l'odio e l'amore, sono come i due punti antitetici in mezzo ai quali sta la gamma di tutti i sentimenti umani verso il prossimo, che vanno dalla propensione che si spinge all'amore fino alla distanza, alla diffidenza che si spinge all'odio. La storia della comunicazione umana, come io ho cercato di descriverla quest'anno nella lettera Effatà, è una storia delle varie modalità con cui l'amore si esprime, mentre, al contrario,
la storia dell'odio è la storia di tutte le modalità in cui la comunicazione viene bloccata, viene impedita, viene resa difficile, fino a diventare addirittura comunicazione negativa, cioè odio. Dunque, in queste poche parole, San Giovanni racchiude tutta l'esistenza morale dell'uomo.